Elden Ring è ricco di farm di rune e, diciamocelo, ognuno oramai farma come gli pare. C'è chi sfrutta le farm per caduta, c'è chi le reputa illegali e preferisce massacrare intere generazioni di albinauri e dorme lo stesso la notte, c'è chi farma abbattendo tutti i nemici da una grazia all'altra, ma c'è qualcuno che sta iniziando ad andare oltre. Come avrai capito, oggi parleremo di alcune zone del gioco, con qualche peculiarità, che stanno venendo vendute come farm di rune super funzionali da 1 milione di rune ogni 8 secondi! Ed ok, il clickbaitino piccolino c'è sempre stato, ma dopo aver aperto il video mi sono fatto una grassa risata. Più volte! Ho passato praticamente un pomeriggio a ridere! E di gusto! Ammetto che anche io stavo cercando nuovi farming spot o glitch per provare qualcosa di nuovo e per portartelo sul canale se avessi trovato qualcosa di meritevole. Ed invece, oggi farò ridere anche te. Il primo farming spot da 4 milioni in un minuto è quello che mi ha fatto ridere di più. Stiamo per parlare letteralmente di una manona che salta ed uccide una creatura, ogni volta che ci sediamo alla grazia. Dovremmo recarci alla base della forgia, come potete vedere, vicino a voi c'è un corvo, il quale morirà ogni volta che vi avvicinate grazie ad una manona che gli piomba addosso. Emozionante! Tempo per eseguire un giro di farm, ovviamente misero, 8 secondi, ma le rune ottenute sono altrettanto misere, 1000 rune. Ritengo che non sia proprio la soluzione migliore di tutte per farmare, piuttosto vado nella mia solita zona in cui testo le build e massacro i tizietti lì. Ed in 4 minuti ho fatto 200.000 rune. Nella piccola ripresa che ho fatto per mostrarti la presunta farm, sono stato 2 minuti a fare su e giù per ottenere nemmeno 10.000 rune. La seconda farm di rune è quella che mi ha fatto ridere più di tutte. Anche perché il brodo era ovviamente allungato da una partenza da primo passo, la prima grazia del gioco. Ed il percorso era messo in 4 per arrivare a Caelid. L'ipotetica zona di farm parte dalla grazia Gran Ponte di Farum e da lì vi dovrete spostare nella zona superiore, in cui, come sai, trovi gli gnomi malefici di Malekith. A questo punto dovrai girare, abbassato, stando nascosto nell'erba, fino ad arrivare dietro alla schiena di una di queste creaturine e badaboom! Backstab! In questa maniera le uccidi in un colpo ed ottieni ben 1313 rune. Wow! Ora, non me ne vogliate, ma in 4 minuti ho fatto 10.000 rune. E ci troviamo in un video girato e pubblicato in questa settimana, nel 2023, dove Elden Ring è stato già spolpato e rispolpato. Io capisco la difficoltà nel creare nuovi contenuti, ma se mi associ un video del genere, che io vedo dall'anteprima durare 12 minuti, ma perché parti da primo passo e mi dici di uccidere sti cosini all'infinito per fare 3 milioni in un'ora? No! Ci sono farm migliori ad inizio gioco. Ad inizio gioco farmo giocando. Se devo farmare, ho altri glitch e cose che posso sfruttare. Cos'è questa eresia? Oltretutto, se proprio devo, li raggruppo tutti e uso la lama di Radagon. Boom, morti tutti. Infine, piccola constatazione. Io credo di aver perso le mie doti da uomo perché due parti sono rotolate via per 4 minuti che ho fatto questa cosa. Non oso immaginare te ad averla vista. Il terzo metodo infine mi ha lasciato allibito. Parliamo di Farum Azula. Grazia, altare del Tempio del Drago. Qui c'è un cavaliere che potremo abbattere con un backstep e che cadrà giù dal precipizio. Lo si fa a ripetizione. In questo caso almeno lo devo ammettere si ottengono ben 3.000 rune a giro in più o meno 10 secondi. Insomma, in 2 minuti di ripresa ho fatto ben 20.000 rune. Wow al salame! Ma dico io, se mi trovo a Farum Azula e voglio farmare, avrò per sbaglio sbloccato la zona di Mog? Avrò per sbaglio aperto un video che mi mostra delle farm di rune nella zona di Mog? Avrò capito che per fare le rune devo andare là? No! Io mi ammazzo il cavaliere. Che oltretutto, se sbagli mira, non cade e le prendi pure, perché non te l'aspetti. E questi sono solamente tre esempi del fantastico mondo che ho esplorato in questi giorni. Per l'amor del cielo, lo ripeto, capisco la difficoltà nel creare nuovi contenuti su un gioco che a quanto pare From Software ha dimenticato di aggiornare e non se lo sta filando di striscio. Ma non puoi vendermi bruscandoli, spacciandoli per pepite d'oro dopo un anno di Elden Ring.
dopo che ogni farm di rune è stata passata al setaccio, e possono cambiare solamente con l'avvento delle patch oppure con dei glitch. Io non lo so, Rick. Sono allibito. E tu, Morty?